Non solo diritto. Una trasmissione per chi non si accontenta dei testi legislativi. Siamo collegati con Andrea Lisi, collega, amico di Uslow Web Radio e esperto vero da tempo di nuove tecnologie. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora Andrea, io ti ho chiesto questa intervista per la nostra radio perché c'è un tuo articolo sul tuo profilo LinkedIn che mi ha veramente entusiasmato, molto attuale. Nel titolo si legge "Il mondo codardo degli esperti del digitale". Nasce dalla questione di cui si è molto discusso nelle ultime settimane, se rendere certa o meno l'identità degli utenti sui social network. Come mai ti è nato questo bisogno di scrivere questo articolo? Ma la questione più che altro è andata molto al di là del fatto, insomma, perché si stava discutendo in maniera a volte molto animata di una presa di posizione da parte di un, se non sbaglio, deputato, ma adesso non ricordo neanche il nome sinceramente, che insieme a Muccino, al regista Muccino, paventava l'idea di identificare in maniera certa i soggetti, insomma, che volessero utilizzare piattaforme social. Adesso, a prescindere dall'idea, che forse è un po' bizzarra, probabilmente non attuabile e non risolverebbe sicuramente quello che vorrebbe risolvere, cioè l'odio online e il clima che ormai si respira in certi ambienti social, a me devo dire che mi fastidio un po' il tono, no, della critica ormai un po' altezzosa che gli esperti del digitale, quando possono, tendono a manifestare in maniera tranchante, senza comunque confrontarsi con coloro che poi alla fine magari non sono dei profondi conoscitori della materia, ma provano quantomeno ad interrogarsi. E su questo devo dire i piani di discussione spesso non coincidono, cioè ci sono i tecnici da una parte che tra loro poi mal si sopportano, quindi che tra loro già fanno difficoltà a discutere e quindi ragionano per steccati, e quindi c'è l'esperto informatico, c'è l'avvocato esperto di nuove tecnologie non riconosciuto dall'esperto informatico, c'è l'archivista, no, tutti che si occupano di digitalizzazione, di protezione dei dati. Dall'altra c'è il resto del mondo che non parla quel linguaggio, se prova a confrontarsi viene denigrato e poi alla fine rimangono sul tappeto tutti i problemi che stiamo vivendo oggi e che vanno molto al di là dell'identificazione sul social, che forse è la piccola cosa rispetto invece ad un mondo che sta andando in una direzione che probabilmente 20 anni fa né io né Jeremy Rifkin né Riccardo Luna o né Piacentini o il buon Luca Tias immaginavano, e c'è una direzione che sta portando l'internet e il web ad essere non più un luogo di confronto, un luogo, una community social no, di arricchimento culturale, ma invece sta subendo un'involuzione terribile dove siamo tutti controllati senza saperlo, e su questo nessuno sta dicendo nulla. Sì, tra l'altro in questo articolo tu parlavi anche un po' degli esperti del digitale che molto spesso sono asserviti al potere, degli over the top piuttosto che di altri organismi, anziché in qualche modo porre un approccio critico, ed è difficile perché appunto l'immagine è quella che tu ci descrivi. Noi così litighiamo nella Torre d'Avorio, ma diciamo il resto dei cittadini non hanno la percezione nemmeno del pericolo. Sì, il problema, guarda, lo sto vivendo anche in quest'ultimo periodo, perché poi è tutto collegato naturalmente in questa melassa che stiamo vivendo. Ma adesso io ho criticato un po' su un articolo, se non sbaglio sul Fatto Quotidiano, anche l'elenco degli innovation manager, no? Dove tutti ci siamo concentrati in maniera puntigliosa a criticare il MISE, che per carità poteva essere criticato perché magari l'informativa non era coerente, perché probabilmente non ha utilizzato in maniera coerente il principio di minimizzazione nel diffondere alcuni dati, però poi non ci siamo accorti invece di come ci comportiamo noi stessi manager che ci autodefiniamo dell'innovazione, dove ci andiamo ad inserire in quello che è un elenco, non una piattaforma in cui tutti potevano essere inseriti, bastava fare domanda, però nel momento in cui ci inseriamo ci mettiamo un'etichetta, no? Dicendo, si vede in tanti profili e LinkedIn, ci autodefiniamo adesso esperti della materia o manager dell'innovazione perché inseriti in quell'elenco. Perché ti sto facendo questo esempio? Perché a mio avviso non c'è veramente oggi un albo o un elenco reale di esperti
della digitalizzazione, che si stanno rendendo conto del mondo in cui stiamo vivendo, che hanno voglia veramente di fare rete per in qualche modo bloccare determinate involuzioni che il mondo del digitale sta vivendo, e quindi che facciano veramente rete, ma si interroghino in maniera critica su quelle che sono le nefandezze oggi che sta vivendo il digitale. E invece, anzi, quando poi c'è da criticare veramente, e qualche volta c'è stato da criticare, e non tanto per gli innovation manager, ma quando il nostro sistema paese ha fatto scelte su cui si poteva criticare a livello metodologico, invece poi si accetta passivamente, anzi ci si accoda dietro il carro del più forte. E sai un po' a che cosa faccio riferimento? Sono stato tra i pochi forse a criticare inizialmente il meccanismo dei Digital Champion, quando c'era Riccardo Luna, non per Riccardo Luna come persona, ma per il meccanismo che si era creato. Non si può consegnare il nostro paese ad una schiera di esperti autonominati o autoindicati, o che si autoindicano come al solito come esperti, magari mettendosi a disposizione gratuitamente per i vari comuni, anche perché nessuno fa nulla per nulla, e quindi la gratuità non c'è in questo tipo di operazioni, quindi ci si mettono questi bollini senza fare un minimo di selezione reale, senza verificare veramente il curriculum vitae di queste persone, senza definire neanche le competenze che servono veramente ai comuni. Stessa cosa poi quando al posto di Riccardo Luna è arrivato Piacentini, persona eccezionale, perché non nessuno mette in discussione la competenza del Enrico Piacentini, che è una persona da cui si può solo imparare, o posso imparare anche io, no, dal punto di vista manageriale. Però il sistema paese non può consegnare l'agenda digitale del paese ad un commissario straordinario che ha poteri sostitutivi di tutte le pubbliche amministrazioni senza che lui si spogli della provenienza privatistica. Cioè, Piacentini è stato per 2 anni commissario straordinario nel nostro paese, tutti zitti, quando ancora era vicepresidente di Amazon, era solo congelato il suo incarico, ma gli stock option non ce l'aveva ancora. Tutti le sappiamo queste cose, e quindi il conflitto di interessi, no, potenziale era elevatissimo, tant'è che in quegli anni poi Amazon ha maturato dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni, che d'altronde i privati fanno quello, no? Però tutte queste involuzioni che ci sono state all'interno del nostro paese, questi rischi, nessuno degli esperti della digitalizzazione li ha manifestati con coraggio, se non pochissimi, insomma, no? Se non il gruppetto di Digital Minion, magari, dove qualcuno timidamente prova a dire qualcosa, ma nella maggior parte dei casi ci si accoda. Quando c'è da criticare qualcosa, si critica il più piccolo, o le piccole cose, o la teoria, o la forma piuttosto che la sostanza, senza rendersi conto che oggi siamo in mano invece di Amazon, Google, di Facebook, dove la maggior parte di cittadini non istruiti su queste materie, non consapevoli, non si trovano infagocitati all'interno di un sistema che va a profilare intere fette di popolazione. Ormai si applicano, lo sappiamo, non c'era bisogno forse di Cambridge Analytica per aprire gli occhi a noi esperti. Noi siamo vittime di tecniche di psicografica, no, che servono proprio a controllare comportamenti in maniera sistematica. Abbiamo tecniche di marketing che sono facilmente acquistabili sul mercato per poter profilare intere fette di popolazione per investirle di marketing, e poi si arriva però anche a piegare la democrazia, perché poi se quei comportamenti possono essere controllati tanto da indicare anche indirizzare il voto, a me incomincia a far paura, non tanto quello che sta succedendo, ma il silenzio proprio di coloro che si autoprofessano esperti, e che invece esperti forse non lo sono, perché non si stanno rendendo conto, non stanno avvertendo il pericolo di questa situazione, no? Tendono semplicemente ad investire un po' di tempo per il proprio orticello, per riempire il curriculum vitae, e qualche volta per scherzare tra loro derivando il più piccolo, il politico che non capisce abbastanza. Sì, credo che ci facciamo abbastanza fregare dall'uso dei termini in inglese, cioè ogni qualvolta utilizziamo dei suffissi come smart, che ormai è tutto smart, i champions, gli evangelist, eccetera, noi in qualche modo ci facciamo così sedurre, no? da una politica dell'urgenza, della velocità, che insomma fa venire meno tutta una serie di tutele e di istituti che invece il nostro ordinamento giuridico avrebbe. Ecco, tra l'altro tu mi hai anticipato sul tema dei campioni, perché adesso appunto ci avevi parlato della recente questione dei manager, ma appunto abbiamo avuto i campioni, abbiamo avuto anche gli evangelisti. Allora mi chiedo su questo tema,
È possibile ripartire proprio da un utilizzo del linguaggio, cioè evitare di parlare di evangelizzazione, di tutto un linguaggio che faccia intendere una caduta dall'alto di sapere che solo pochi della Torre d'Avorio hanno e che devono in qualche modo generosamente dispensare nel popolino ignorante? Tra l'altro, guarda, l'altra sera abbiamo fatto una bellissima puntata sul tema privacy e dicevamo che effettivamente anche su LinkedIn si parla solo di GDPR, ma vive Dio, in un'azienda questo tema è solo uno dei tanti. Quindi ecco, forse rischiamo di essere degli esperti di un settore importantissimo, ma molto, diciamo, sottile, e di essere invece abbastanza ciechi rispetto a tanti altri temi che le aziende e i cittadini stanno affrontando in questo momento. Ti do ragione, proprio qualche giorno fa ho avuto un colloquio con una ragazza che si è laureata, una giovane, quindi donna laureata, che voleva fare pratica nel nostro studio, e mi ha fatto pensare proprio a lei, perché già voleva impegnarsi, perché aveva fatto la tesi a Milano sul GDPR. E io la prima cosa che le ho detto è: no, prima di tutto devi diventare una professionista e non puoi andare a verticalizzare subito la tua esperienza, magari parlando di privacy, perché voleva fare proprio addirittura una certificazione DPO e poi venire a fare pratica da noi. A mio avviso invece c'è bisogno di professionisti che intanto maturino una cultura ampia, dove effettivamente il digitale dovrebbe comunque entrare, ma entrare già forse ai tempi dell'università in maniera, no, approfondita, perché poi noi abbiamo ancora università dove digitale non permea i vari ambiti o del diritto dell'economia, e invece ormai dovrebbe permearli sin dall'inizio. E poi comunque, se ci si vuole specializzare in diritto applicato all'informatica, bisogna guardare a tutti gli ambiti del diritto, che ormai in qualche modo devono guardare verso lo strumento informatico, che rimane uno strumento incredibile, che però proprio per le sue capacità poi in qualche modo ha bisogno di un'interpretazione giuridica particolare. Oggi invece tutti ci specializziamo, nella maggior parte dei casi non è neanche specializzazione. Ci avventuriamo in certi campi senza avere quella profondità culturale che bisognerebbe avere per poter ragionare verso le sfide del digitale, che sono sfide difficili, ripeto, dove ci sono rivoluzioni che ci attendono, ma quelle rivoluzioni, proprio perché sono rivoluzioni adottate da strumenti che poco conosciamo, hanno bisogno di una metodologia di approccio coerente e non semplicemente di avere un approccio fideistico. Ah, che bello, ah, c'è il blockchain, adesso tutto è blockchain. No, il blockchain è uno strumento che va analizzato, verificato nella sua economicità di utilizzo, nelle sue reali capacità, quindi nelle sue potenzialità, e verificando anche se non ci siano altri strumenti meno di moda, per esempio, no, che possano ottenere risultati simili o addirittura migliori. E tutto questo sforzo non lo facciamo perché tutto è veloce, come dicevi tu, purtroppo, nell'apprendimento, ma l'apprendimento veloce non sempre è un apprendimento fatto di esperienza, di ragionamento, di approfondimento reale. E tante volte abbiamo addirittura ministri. Io ho conosciuto la ministra Pisano, un'ottima persona, mi ha fatto un'ottima impressione qualche giorno fa, dove ho avuto la fortuna di farle un'intervista. Però anche lei, magari ancora disorientata all'inizio del suo mandato, si è permessa di fare una dichiarazione che non condivido, quella cioè di voler regalare l'educazione digitale alle scuole, alle pubbliche amministrazioni, quindi lo utilizzano senza interrogarsi. E quindi sono proprio le persone più sbagliate a cui consegnare l'educazione civica digitale del nostro paese. Abbiamo bisogno invece di costruire le competenze verticali, ma che siano competenze che abbiano avuto un approfondimento diffuso, cioè una cultura diffusa nei vari ambiti dell'archivistica, del diritto, dell'economia, della managerialità, e poi abbiano investito il loro tempo, giusto tempo, a fare esperienza in certe verticalizzazioni. Così si costruiscono gli esperti, non i Dico ragazzini, gli sì. esperti che possono insegnare il digitale alle scuole, alle pubbliche amministrazioni o alle imprese del nostro paese. Dico una parola che forse, beh, tu sei poco smart, però forse servono giuristi, di questo noi diciamo ci vergogniamo un po' di essere giuristi e cerchiamo in qualche modo di acquisire delle competenze molto tecniche perdendo la visione d'insieme. Ultima cosa, nel tuo. Guarda Elia, su questo ti voglio proprio bloccare, perché sono d'accordissimo con te. Nel senso, io la prima cosa che dico quando mi chiedono che faccio, io sono avvocato prima di tutto, e secondo me bisogna rimanere avvocati, bisogna rimanere ingegneri, bisogna rimanere, cioè ognuno deve riappropriarsi della
propria professionalità e poi applicarla, non in maniera seria, no? Approfondita, applicarla in un mondo che comunque sta cambiando, quello digitale. Ma i principi giuridici devono rimanere, non noi li dobbiamo capovolgere, anzi, dobbiamo imparare ad analizzarli di più, forse. Ecco, mi fa piacere che anche te non sei data strategist, compliance, eccetera, 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 che vabbè, insomma, è una mia personale crociata contro LinkedIn che uso molto, mi piace molto, però mi mette molta ansia per tutti questi aspetti. E quel tuo articolo alla fine hai richiamato la figura di Giovanni Buttarelli, mi ha fatto molto piacere, credo che sia stato proprio, insomma, un professionista, ma soprattutto un giurista, ecco, ci ha fatto capire cosa vuol dire essere giuristi nel digitale. Guarda, lui ha subito una beffa incredibile, Giovanni Buttarelli. Intanto è stato una persona eccezionale che poi ha ritenuto di voler quasi consegnare il suo testamento sotto forma poi anche di manifesto, perché oggi è arrivato anche il manifesto, ma proprio il messaggio forte che ha lanciato in quel manifesto l'ha voluto lanciare per l'ultima volta pubblicamente durante il nostro evento di Roma, il nostro digit di Roma. E proprio pochi mesi dopo poi è venuto a mancare e ha subito una beffa incredibile, perché sul motore di ricerca Google è stato trasmesso a tutti quello che lui aveva voluto mantenere riservato fino alla fine, cioè la sua malattia. Poi dopo è stato cancellato in fretta e furia quel messaggio, e quindi però se addirittura il garante europeo, no, ha dovuto subire queste beffe dai colossi del digitale, forse noi esperti, no, che almeno formalmente tanto dobbiamo a queste persone eccezionali e tanto le ricordiamo, beh, forse allora dovremmo imparare anche a fare come loro, cioè a combattere tutti insieme. Quindi secondo me questo dovrebbe essere il messaggio, cioè non isoliamoci noi esperti, gli esperti ci sono, dovremmo imparare anche a dialogare di più tra noi, quindi a scendere dal piedistallo e imparare a fare sistema, fare rete reale, quindi senza pestarci ogni volta i calli, perché adesso stiamo attraversando un periodo particolare. Internet non è quel bello, no? quel sistema bellissimo che aveva immaginato, quell'intelligenza che avrebbe in qualche modo creato in maniera open, no? Avrebbe fatto sviluppare i nostri cervelli in maniera aperta, si sta rivelando qualcosa di molto più insidioso. Bene, forse è arrivato il momento non di combattere l'internet e il web, ma di in qualche modo indirizzarlo verso i principi fondamentali della persona, perché comunque le persone ci sono prima dello strumento. Andrea, grazie per questa intervista tutto tondo, mi ritrovo molto in quello che hai detto, anche perché, come sai, il motto della nostra radio è da colleghi a colleghi, quindi noi crediamo nella condivisione e nella, insomma, che ognuno può mettere le proprie competenze e così andiamo avanti chiaramente insieme e alla pari, quindi ancora grazie. Grazie a te, a presto, arrivederci a tutti. Non solo diritto, è lo spazio cultura su Uslo Web Radio. Segui tutte le puntate su webradioyuslo.it.